Ciao, e se anche te sei arrivato in questo video è perché probabilmente almeno una volta ti sei trovato di fronte a questa schermata, ovvero dove l'icona del wifi del tuo iPhone 4S, oppure se altri casi anche nell'iPhone 4, è disabilitata. Questo perché, per quanto ho capito, per le ricerche che ho fatto io, è un motivo puramente hardware, quindi una serie di produzione di iPhone 4S o 4 è stata vittima di questo problema puramente hardware. Nello specifico non saprei dirti qual è il reale motivo per cui questa icona viene oscurata. O meglio, l'icona viene oscurata perché il chip del wifi non è raggiungibile. Pertanto il software non riesce a comunicare con il chip che gestisce il wifi del telefono. Per risolvere questo problema potrà essere banale, ma l'occorrente è un phone, un semplice phone da casa. E se ti stai chiedendo il perché, beh, è semplice. Il chip che gestisce il wifi nel nostro iPhone è posizionato indicativamente nella parte alta a destra posteriore dell'iPhone. Per quanto ho letto su internet, principalmente pagine di Reddit, ho scoperto che scaldando questa porzione di iPhone, il chip riesce a ricreare una sorta di stagnatura in modo da poter riprendere il corretto funzionamento. Ora, sembra stranissimo, la prima volta che l'ho fatto io veramente mi stavo chiedendo che cosa stavo facendo perché mi sembrava assurdo dare col phone addosso a un telefono. E ragazzi, ha funzionato, pertanto andiamo a dargli una scaldata e poi vediamo se effettivamente rifunziona. Vi sono fortunato come l'ultima volta. Ho collegato il phone alla presa, accendo l'interruttore, prendiamo l'iPhone e ora, prima annotazione, bisogna scaldare l'iPhone in questa parte, come dicevo, qui sopra, in alto a destra, finché la schermata iniziale dell'iPhone non sarà quella di allerta della temperatura elevata. Ciò significa che mostrerà l'icona della temperatura e vi indicherà che il telefono, prima di essere utilizzato, deve raffreddarsi. Quindi iniziamo a scaldarlo. Ecco qua, ora come potete vedere è apparso il messaggio temperatura elevata, quindi aspettiamo che si raffredda e poi lo riavviamo. L'iPhone è tornato ad essere utilizzabile, quindi proviamo ad aprire la finestrella, vediamo che l'icona non è ancora disponibile, quindi ora premiamo il tasto blocco e il tasto home per avviare un hard reset. Attendiamo qualche secondo. Ora l'ho riavviato, quindi l'abbiamo qui sotto mano. Ora voi vedrete la schermata alla mia destra e andiamo subito a vedere quindi il risultato. Tiro sul centro di controllo. Ebbene, l'icona è tornata disponibile. Ora proviamo quindi ad attivare il wifi, quindi clicco. Wifi attivo. Ora mi dirigo nelle impostazioni. Verifico il wifi. Ebbene, ecco qua. E si è collegato. Si è collegato, infatti possiamo vedere l'icona del wifi in alto a sinistra attiva, quindi posso andare, invece che Safari, posso andare a fare uno speed test per vedere la connessione, se effettivamente è tutto a posto. Consideriamo che io ho una 12 mega business, quindi la mia connessione si aggira intorno agli 11-12 megabit al secondo, e latenza variabile in base al giorno. Ora, verifichiamo la connessione, iniziamo il test e vediamo insieme. Perfetto, il test è concluso con successo, i dati rientrano in quello che è la mia norma, perciò abbiamo risolto il problema. Sembra banale, ma come soluzione è più che valida. Alcuni accorgimenti: principalmente occorre stare attenti nella porzione in cui si scalda il telefono, quindi bisogna fare attenzione alla parte della batteria. Ricordiamo che la batteria è nella parte sinistra dell'iPhone e bisognerebbe stare attenti a non scaldare la batteria, perché batteria agli ioni di litio, comunque sia, se sotto pressione scaldata, potrebbe esplodere e fare dei danni gravi, quindi occhio a dove dare calore. Magari possiamo tenere il phone leggermente piegato verso la parte esterna dell'iPhone in modo da gettare il calore trasversalmente, evitando di andare a infierire anche nella batteria. E
È consigliato anche tenere un panno, comunque sia qualcosa di strato tra il telefono e il piano, in modo che il telefono abbia degli spifferi d'aria per far passare aria nel display, in modo da non bruciare anche il display, perché anche questo è plausibile. È successo a me diverse volte che una volta ripreso il display si era leggermente bruciato, era diventato più scuro, ma è una cosa passeggera in quanto sono le cellule che si scaldano, non che si bruciano. E semplicemente ritornerà allo stato iniziale dopo pochi minuti, quindi tranquillizzatevi se vi accade. E detto questo è tutto, vi saluto e al prossimo video. Ciao!